Che spreco, ragazzi. Che spreco, non ci credo. Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video. Oggi siamo qui tornati per parlare del Lecce. Post partita di Monza Lecce, partita finita 1-1 con tantissimi episodi. Prima che mi inizi a parlare, come sempre, invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella qualora non l'aveste già fatto. Mi raccomando, è molto importante il vostro supporto. Sto vedendo che il canale in questi diciamo giorni sta andando bene, vi stanno piacendo tantissimi i contenuti che sto portando. Mi raccomando, restate aggiornati perché ne porterò degli altri. E niente, che dire, iniziamo subito con l'analisi della partita. Lecce parte subito bene con la prima palla toccata da Anquist al primo minuto e rigore, calcio di rigore, intervento molto ingenuo di Caldirola che interviene. Diciamo con un intervento sporco e l'arbitro non ha dubbi, quello è calcio di rigore, non va neanche a rivederlo al VAR, cosa che invece ha fatto per altri episodi su cui ora arriveremo. Krstović si presenta sul punto di battuta, non sbaglia, portiere da una parte, palla dall'altra e 1-0 per i salentini che tengono il pallino del gioco per 20-25 minuti e poi nella seconda parte del primo tempo rischiano in tante occasioni, non arriva, diciamo, subito non arriva subito il pareggio, ma arriva dopo 20 minuti, su cui Colpani è molto bravo a sfruttare l'assist servito dall'ex di gara Colombo, che oggi partiva dal primo minuto e voleva fare male ai compagni. È riuscito in qualche modo a far male, appunto con l'assist che vi ho detto già, però non tanto, non ha fatto, non ha creato tanto, però quello che ha fatto è stato qualcosa di buono. Detto questo, ragazzi, dico che spreco perché è una partita in cui nei primi minuti siamo partiti bene, poi forse ci siamo un po' montati la testa ed è stato il nostro errore più grande. Perché montarsi la testa in partite del genere, quando sei in alto in classifica, è qualcosa che veramente ti può dare la zappa sui piedi. E questo è quello che io credo che abbia sbagliato il Lecce oggi. Nel secondo tempo viene fuori la freschezza, l'aggressività del Monza, che sicuramente era stato motivato da Raffaele Palladino negli spogliatoi, nella pausa tra il primo e il secondo tempo, e poi il Monza è anche andato in vantaggio con una situazione che si è venuta a creare in area di rigore, su cui il Lecce prima è stato molto fortunato con un salvataggio fatto in extremis da Nicola Krstović, da difensore, così si è improvvisato difensore, e poi però su un colpo di testa di Ramadani aveva favorito una rovesciata molto bella da parte di Carboni, che era appena entrato al posto di Pablo Marì. L'arbitro l'è andato a rivedere al VAR e ha decretato che il gol era in offside, ovvero in fuorigioco, quindi il gol è stato annullato. Poco prima del gol, però, c'è da sottolineare una cosa molto importante, ovvero una cosa che ha cambiato anche la partita, che è stata l'espulsione di Baschirotto. Ora, io non voglio fare, ragazzi, non voglio fare polemica, no? Perché poi non mi piace fare polemica in questa situazione. Però Baschirotto interviene prima sul pallone e poi il piede va a finire dopo a martello sul piede dell'avversario, se così possiamo dire, sulla caviglia dell'avversario. E questo, secondo me, Marinelli lo ha sbagliato. Perché interviene prima sul pallone? Dopo il piede, come puoi gestirlo il piede? Dopo che fai un intervento, come lo gestisci il piede? Cioè, ti inventi qualcosa, mettiamo un braccio elettronico al piede, ragazzi, mettiamo qualcosa di elettronico in modo tale che si calibri. Cioè, ragazzi, è qualcosa di assurdo, secondo me. Detto questo, l'accetto, eh? L'accetto. È un'espulsione che magari ci può anche stare, però secondo me era un fallo da cartellino giallo. Se tu la vai a rivedere al VAR, perché la vai a rivedere al VAR se già hai dato il cartellino rosso e sei convinto della tua, diciamo, scelta? È una cosa molto, diciamo, strana che ha fatto oggi Marinelli. Bravo per essere andato al VAR sul gol anche del 2-1 che era pienamente in fuorigioco, eh? Questo non lo sto appunto togliendo da tutto. Però quello non è mai cartellino rosso, ragazzi. Ora vedrò anche cosa
ha commentato Luca Marelli, ovvero il commentatore arbitrale di DAZN. E poi vedremo. È un'assenza pesante quella di Bascherotto contro il Genoa, altro scontro diretto. Abbiamo un filotto di partite molto importanti. Sicuramente lo ritroveremo al meglio o per contro la Juventus o per contro il Napoli. Ora non ricordo, forse c'è prima contro la Juventus fuori di casa all'Allianz Stadium. E niente. Detto questo, ragazzi, poi il Monza nel secondo tempo prende in mano il gioco. Possesso palla a favore del Monza nel secondo tempo. Praticamente abbiamo regalato il possesso palla nel secondo tempo, perché avevamo quasi sempre nella metà campo nostra gli uomini di Raffaele Palladino. Questa non è una cosa buona, è la cosa da cui dobbiamo ripartire per le prossime partite. E sicuramente un'altra cosa che aveva detto anche Roberto D'Aversa: in questo momento la classifica non ci deve far montare la testa, perché sennò ci facciamo del male da soli. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio per aver visto questo video. Mi raccomando, vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella qualora non l'aveste già fatto, lasciare tantissimi like qua sotto, per voi è un semplice supporto. Cioè, per voi è un semplice click, ma per me è tanto supporto. Scusate, ragazzi, ora sono un po' confuso. Detto questo, ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, fra qualche minuto usciranno le dichiarazioni post partita di Roberto D'Aversa e forse anche qualche altro protagonista della partita. Noi ci vediamo alla prossima, sempre Forza Lecce. Ciao ragazzi.